all'interno dell'Oratorio dei Buonuomini di San Martino, una splendida istituzione fiorentina che dal 400 ha mantenuto intatta la sua struttura originaria e le funzioni per cui è sorta. Antonino Pierozzi, arcivescovo di Firenze, volle infatti la creazione di questa istituzione per aiutare i poveri vergognosi, cioè i poveri che si vergognavano di chiedere l'elemosina. Alle mie spalle ecco il busto di Antonino. Era un teologo, ma anche un uomo non solo di fede, ma di carità. E questo oratorio è proprio il tempio della carità. Noi vediamo bellissimi dipinti attribuiti alla scuola del Ghirlandaio che mostrano da un lato la celebrazione di San Martino, un cavaliere che offrì una parte del suo mantello a un povero nudo, e vediamo contemporaneamente tante immagini dedicate alle opere di carità. Protagonisti di questi episodi sono spesso gentiluomini che offrono pane agli affamati, pezze di stoffa agli ignudi, visitano gli ammalati, cercano di incoraggiare i pellegrini. Un mondo che ci parla non solo di opere di carità, ma anche della vita quotidiana nella Firenze del 400. Ecco perché questo oratorio è così importante. Noi abbiamo, per esempio, bellissime immagini di gentiluomini che assistono dei poveri. E come sono questi gentiluomini? Hanno i loro abiti e hanno soprattutto un elemento che li differenzia dai poveri. Un gentiluomo nella Firenze del 400 aveva delle calze eleganti, colorate, e queste calze non prevedevano l'uso di scarpe. Ma perché un gentiluomo non aveva scarpe? Non doveva fare lunghi tratti a piedi. Aveva infatti vicini servitori con una lettiga che potevano accompagnarlo ovunque. Nelle calze era inserita una suola sottile di cuoio che consentiva di fare alcuni passi. Ma la vera eleganza era avere il piede dello stesso colore della gamba. Si riconoscono molto bene dunque negli affreschi i gentiluomini e i poveri che invece avevano scarpe, ma generalmente le scarpe venivano indossate nella stagione invernale. D'estate, con il caldo, i poveri erano sempre scalzi e questo dava proprio l'idea della condizione sociale.